Ciao a tutti amici tanzarini e benvenuti in questo nuovo video. Allora, qualche giorno fa sul mio account Instagram vi avevo chiesto se volevate farmi delle domande o se avevate delle curiosità in merito, boh, alla mia vita, quello che faccio, qualsiasi cosa, e io vi avrei risposto in un video. Quindi eccoci qua nel video risposta delle domande. Troppo difficile, spero di no. Allora, io sono qui con il mio computer dove mi sono segnata tutte le domande che mi avete fatto. Ne sono arrivate veramente tantissime, a centinaia, ho dovuto fare un po' una selezione tra le più interessanti e quelle che, insomma, sono state più ricorrenti. Quindi, aspetta che mi si gira la sedia. Oh, ma tanto se mi state ascoltando sapete se me l'avete fatta quella domanda, perché in Instagram non compare il nickname nella risposta, cioè scrivono chi è che te l'ha fatta, però poi quando fai lo screen non esce fuori il nome, quindi vabbè, tanto se le avete fatte, insomma, sapete, no? Allora, cominciamo con le domande di carattere privato. Hai fratelli o sorelle? No, sono figlia unica. Sei single? Sì, sono single. Cosa ti colpisce in un uomo? Allora, in un uomo mi colpisce come prima cosa la voce e poi ovviamente l'intelligenza, perché è ovvio che se hai una bella voce però dici delle cose stupide, non mi potrà mai colpire o affascinare. Invece un uomo che ha una bella voce e anche la potenzialità di dire delle cose intelligenti potrebbe colpirmi molto. Pensi mai a essere mamma? Questa è una bella domanda. Allora, no, no, per una serie di ragioni. La prima perché ritengo che per avere dei figli bisogna essere giovani, molto giovani. Secondo me i figli vanno fatti veramente da giovanissimi. In secondo luogo, non ho tutto questo coraggio perché penso che mettere al mondo un bambino al giorno d'oggi sia per persone veramente coraggiose. E io non ho tutto questo coraggio e sinceramente non saprei in che mondo crescerebbe. E ho poca fiducia nel genere umano. E poi perché non mi sento assolutamente portata. Diciamo che mi hanno dato tante doti, ma la dote della maternità e dello spirito materno mi è stata totalmente tolta. E quando capisci che sei in giro e ti attira di più lo scodinzolio di un cane o il musetto di un gatto piuttosto che un bambino, allora lì capisci che forse essere madre o essere genitore non è il tuo mestiere ed è meglio che lo faccia qualcun altro al posto tuo. Quindi è così. Però ci sono delle bambine che mi piacciono, eh. Ci sono, cioè, non è che proprio non mi piacciono i bambini, ci sono delle bambine che mi piacciono. Ad esempio, c'è una bambina che si chiama Zelda, che la salutiamo in questo video, che mi piace tantissimo perché è dolcissima, gioca bene, parla, cioè, è bellissima, non è che non mi piacciono i bambini, però diciamo che lo lascio fare a qualcun altro, più bravo di me. Un'altra domanda è: non ti capita mai di avere voglia di ricevere coccole, carezze e parole dolci? Io mi sento estremamente amata e coccolata, ma veramente tanto. Per me è più una cosa mentale che una cosa fisica, anzi, il contatto fisico tante volte mi dà anche abbastanza fastidio. Mi piace però la connessione mentale e devo dire che mi sento veramente tanto, tanto amata, coccolata e ben voluta, quindi direi di no. Visto che sei single, come fai a sfogare la voglia di fare all'amore? Ma perché bisogna essere per forza fidanzati per sfogare la voglia? Andiamo avanti. Come passi le giornate, il tempo libero e cosa ti piace fare? Allora, il lavoro mi occupa gran parte della giornata e della settimana, però faccio un lavoro che mi piace e quindi mi ritengo molto fortunata. Ovviamente anch'io ho del tempo libero, mi ritaglio degli spazi in cui mi piace fare parecchie cose, anzi le mie giornate vorrei che fossero molto più lunghe, durassero possibilmente 48 ore per riuscire a fare tutte le cose che mi piacerebbe fare. Però ovviamente non è così, quindi devo fare necessariamente una selezione. Mi piace disegnare, mi piace guardare i film, però quelli intelligenti che piacciono a me, sono un po' di nicchia, diciamo così. Mi piace stare con i miei gatti e giocare con loro, mi piace fare delle camminate, mi piace fare sport, movimento, andare coi pattini, quindi cerco di conciliare queste cose che sono delle le mie seconde grandi passioni. Questa è un'altra bellissima domanda. Ti senti realizzata come donna e come professionista?
Allora, come donna mi sento estremamente realizzata e credo che la realizzazione arrivi nel momento in cui riesci a superare le fasi più difficili della tua vita e ti riempi di consapevolezza, quindi mi sento realizzata e molto consapevole. Per quanto riguarda invece la parte come professionista, quindi la parte del mio lavoro, io non penso che riuscirò mai a essere realizzata, nel senso che io non è che cerco una realizzazione. Semplicemente quello che faccio è una necessità e un mio bisogno, quindi ho la necessità di farlo, quindi più che realizzarmi, realizzo. Scusatemi, ma ha suonato il campanello. Mamma mia, Bartolini, come mi consegni in fretta adesso. Allora, dove eravamo rimasti? Sei gelosa delle tue cose? No, non sono gelosa delle cose, a parte i vinili, ma sono gelosa dei rapporti che ho con le persone, quello sì, ma delle cose no, le cose sono cose. Locali. Tornerai a suonare alla grotta la sera di Halloween, sei stata fantastica. Allora, la sera di Halloween è stata veramente una bellissima serata, piena di emozioni, perché è stato incredibile tornare a suonare nella location dove sono nata e cresciuta. È stata una serata bella anche per quello. Spero di sì, e ovviamente se la famiglia Persello mi chiamerà, io sarò ben contenta di andare. Voi mi chiedete quando suonerò di nuovo in Calabria, a Busto Arsizio, nelle Marche, a Torino, a Udine. Guardate, io spero ovviamente di riuscire a coprire tutte quelle regioni. Il mio staff ovviamente ha mandato le proposte ai vari locali dove abbiamo appunto proposto il nostro spettacolo e se qualcuno ci chiamerà ovviamente sarà bellissimo riuscire a soddisfare tutte queste richieste. Poi c'è una parte legata alla geografia che ho voluto mettere tutte insieme perché era molto bella. Allora, come mai hai scelto di vivere sul lago di Iseo? Allora, io sono una persona abbastanza nomade e ricevo molto gli influssi che ci sono negli ambienti, quindi sono molto ricettiva in base all'ambiente in cui mi trovo. Ho sempre scelto dove vivere in base anche alla comodità del lavoro che facevo, quello che stavo facendo in quel momento, quello che stavo vivendo in quel momento. Attualmente ho bisogno di pace e di un contatto con la natura, ho bisogno di vivere i colori, ho bisogno di bellezza intorno. Quindi ho scelto questo posto perché racchiude insieme tutte le caratteristiche ed è molto creativo, quindi mi trasmette molto e riesco poi a convogliare tutto in quello che faccio, nella creatività, nello stare bene, nell'essere in sintonia col mondo. Quindi mi piace. Non so quanto mi fermerò qua, spero il più possibile perché mi piace e poi vedremo, insomma. Se vincessi un viaggio, dove ti piacerebbe andare? Sicuramente nell'America meridionale e mi piacerebbe visitare la città dove è nata mia mamma è nata in Argentina, a Mendoza, e cominciare da lì, andrei a vedere la casa dove ha vissuto i suoi primi 10 anni di vita, poi andrei nella Terra del Fuoco e poi risalirei tutta l'America meridionale, farei Cile, Brasile e mi piacerebbe anche andare a Belize, non lo so perché, però mi ispira e fare così. Poi, hai mai pensato di trasferirti all'estero in una grande città per avere forse più opportunità lavorative? No, perché ritengo che al giorno d'oggi con internet e con degli spostamenti così facili, immediati e economici, non ci sia bisogno di andare necessariamente in un'altra città per poter lavorare, ma si può fare da qualsiasi punto in cui uno si trovi bene. Che ricordi hai di Udine fine anni 90? Allora, io posso dirti, i ricordi che ho di Udine fine anni 90, inizio anni 2000, fino al 2004, l'anno in cui mi sono trasferita. Allora, ho dei ricordi molto belli, legati soprattutto a come ho vissuto la città quando andavo a prendere i dischi sabato pomeriggio, quando facevo la resident nelle discoteche, insomma, della zona, quindi sono ricordi belli e legati alla musica. Ma nello stesso tempo ti devo dire che ho anche dei ricordi di grande inadeguatezza. Non mi sono mai sentita estremamente a mio agio e soprattutto ero arrivata a un punto in cui la mia città non aveva più risposte e non aveva più un granché da dirmi. Questo è stato il motivo per il quale mi sono trasferita, perché poi per il resto Udine è una città meravigliosa, vivibile, c'è lavoro, è pulita, ordinata, però per quello che di cui avevo bisogno io non aveva molto da dirmi ed è questa l'unica ragione per cui mi sono trasferita alla fine.
o meglio, una delle ragioni per le quali mi sono. Poi passiamo alla sezione DJ. Allora, mi chiedono come mai non fai più la resident al Dance Revenge di Bergamo, era la parte più bella. Allora, il format Dance Revenge è stato un format bellissimo che mi è piaciuto tanto, mi è piaciuta tanto l'organizzazione che stava alla base, fatta tutta di ragazzi giovani, intraprendenti e secondo me anche molto capaci. La ragione credo che sia legata solo ed esclusivamente al budget, a un discorso di budget, ma non fraintendetemi, io non è che sono una persona estremamente legata al soldo, al denaro, però capite anche voi che con la gloria non si pagano le tasse e quando hai un'azienda e hai delle persone sotto di te, insomma, certe scelte non le puoi fare, insomma, quindi direi che è solo per una questione di budget. Poi, hai fatto un corso per fare la DJ? No, quando ho iniziato io non esisteva neanche l'ipotesi di fare dei corsi per diventare DJ, semplicemente ci si accostava a dei DJ più bravi, più esperti e si cercava di apprendere le tecniche. Io ho avuto la fortuna di imparare da un bravissimo DJ che si chiama Alberto Maria della Rosa e lo salutiamo nel caso vedesse questo video. È estremamente bravo a livello tecnico, a livello di intuizione della pista e da lui ho imparato tantissimo e tutta la tecnica che ho credo di doverla a lui, insomma. E poi così ho studiato tanto, quindi mi sono allenata tanto nella tecnica, poi ho fatto veramente tanta gavetta, cosa che ultimamente si pensa che sia una fase che si può tranquillamente superare, invece la gavetta è tutto, l'esperienza che ti fai è più della tecnica, secondo me. Questa domanda me la fa una ragazza DJ, che saluto, e quindi ci tengo molto a risponderle. Come hai iniziato la tua carriera da DJ? Allora, io ho iniziato in radio, poi mi sono esibita inizialmente alle feste che organizzavamo con questa radio, quindi alle feste di paese, e poi sono diventata resident nelle discoteche della mia regione, poi da lì pian piano sono cresciuta. Comunque, ho già fatto un video in merito a questo argomento dove sono stata un po' più completa ed esaustiva. Se hai 5 minuti da perdere così e ti interessa l'argomento, ti lascio qua sotto da qualche parte un link dove puoi andarti a vedere il video. Come mai non suoni le tue canzoni live? Allora, io le canzoni mie le suono, ma logicamente ogni canzone, non solo le mie, ma tutte le canzoni, hanno bisogno di uno spazio e di una dimensione per poter brillare. E quindi dipende, sai, molto dalla serata, dal pubblico e da quello che si riesce a creare. Ci sono le volte in cui hanno lo spazio per poter essere proposte, altre volte in cui non c'è la possibilità, quindi evito. Si possono mandare delle demo alla tua label? Certo, la mail è info@elenatanz.com oppure demo@labelepoque.com. Quali sono i tuoi prossimi orizzonti? Allora, voglio sicuramente imparare a suonare il pianoforte, per quello che riuscirò a fare ovviamente, perché sarebbe stato meglio iniziare da piccola. E poi mi piacerebbe ovviamente crescere e arrivare a più persone con la mia musica, questo è ovvio, quindi voglio continuare a lavorare, mi piace come stanno andando le cose e cercherò di incrementarle, quindi questo è un po' il percorso che intendo fare quest'anno e poi vedremo, insomma. Farai un firmacopie del nuovo CD da qualche parte? Allora, per ora la vedo ancora una cosa piuttosto prematura ed è il prezzo da pagare per la libertà. Infatti io ho scelto di essere totalmente indipendente nella mia produzione musicale. E questo per poter pubblicare quello che voglio, quindi non seguire le logiche del mercato. È proprio per questa ragione che non mi affido a nessuna casa di distribuzione, quindi i miei CD vengono venduti online e in due negozi che io ho scelto e ho deciso che possono tenere i miei CD perché sono estremamente seri. Uno è Discopiù e l'altro è il DJ Store di Brescia. Per il resto i miei CD vengono venduti principalmente online e il firmacopie avviene così, perché tutte le persone che acquistano il mio CD dal mio sito ricevono all'interno del pacchetto anche una cartolina con un autografo e una dedica personalizzata. E questo è un po' il mio firmacopie. Sì, ovviamente non è come farlo di persona, quello magari si può fare durante le mie serate e i live, però ci tengo tantissimo a specificare che i pacchetti dei miei CD li curo personalmente. Io ho una ragazza che mi dà una mano a gestire gli ordini, ma per quanto riguarda l'impacchettamento, la dedica,
L'indirizzo sulla busta e la spedizione è una cosa che amo profondamente curare da sola e lo faccio in prima persona. Quindi lo so che non è come firmare un autografo faccia a faccia, però direi che è un giusto compromesso. Purtroppo la libertà, come ho detto prima, ha un prezzo da pagare ed è questo. Megaflow mi chiede: ci canti qualcosa? No, perché non sono una cantante e l'unica persona che è riuscita a farmi cantare è il mio maestro di musica Stefano Di Carlo. E con lui canto, ho fatto degli esperimenti, continuerò a farli, però riesco a cantare solo se c'è lui. Non so perché. Mi chiedono: quali sono le tue cuffie preferite? Da sempre, le mie cuffie preferite sono le Technics 1200 che non abbandono mai. Ho avuto più versioni, sia quelle argentate, che adesso non mi ricordo perché io le sigle anche dei mixer non ci capisco niente, non le tengo a mente. Però le Technics 1200, sia quelle nere piccoline che le ho avute per un sacco di anni, sia quelle attuali che sono quelle più grandi che credo siano le DJ 1200. E mi piacciono tantissimo e continuerò sempre a sceglierle perché secondo me in serata e durante i live sono le cuffie che hanno la miglior risposta in frequenza, quindi sia nelle frequenze basse sia nelle frequenze alte. Le cuffie di ultima generazione, più moderne, vedo che hanno sempre, tagliano un sacco le frequenze, tante volte alcune cose proprio non le senti. Le Technics invece io continuerò sempre a essere una fedelissima, non solo dal punto di vista di giradischi, ma anche di cuffie. Qual è la tua canzone preferita? Questa è una domanda difficilissima perché è difficile scegliere, ce ne sono tantissime che mi piacciono ed è difficile sceglierne una. Però sicuramente posso dirti qual è il disco al quale sono più affezionata ed è Elisir di Gigi D'Agostino. Strano, eh? Poi, per restare in argomento Gigi, mi sono arrivate una serie di domande. Allora, perché non suoni più con Gigi D'Ag? Allora, il motivo arriva da una serie di cambiamenti da entrambe le parti, ma principalmente arriva da una mia esigenza di trovare e scoprire una mia identità che fosse mia. E così ho fatto. Com'è stato avere Gigi D'Ag vicino a te mentre suonavi e soprattutto vi sentite ancora? Allora, Gigi è qualcosa di magico. Infatti in console riesce a metterti a tuo agio e ti dà calma e sicurezza. E so che questo sembra un po' strano. E infatti, fin dalla prima volta in cui ho suonato con lui, sono sempre stata molto emozionata perché immaginatevi, siete in una situazione in cui ti esibisci dopo il tuo artista preferito, quindi vi lascio solo immaginare quello che uno può provare. E soprattutto la prima volta mi tremavano così tanto le mani che avevo paura di non riuscire ad appoggiare la puntina sul vinile perché ero troppo emozionata. Eppure, quando sono salita in console e lui ha tolto le cuffie per far andare me, mi è passato tutto. Come di incanto, mi sentivo a mio agio, calmissima e non solo, sono riuscita a dare il meglio di me. E questa è una cosa che riesce a fare secondo me solo lui ed è bellissimo. Sul sentirci ancora, un grande maestro e un grande uomo continua a esserci anche se stai facendo il tuo volo e se stai guardando dei paesaggi differenti. Un'altra domanda è: come hai conosciuto Gigi D'Ag e come hai iniziato a lavorare con lui? Allora, è una storia lunga che non tratterò in questo video perché sennò diventerebbe eterno, però è una storia veramente divertentissima, fa un sacco ridere, ma non tanto per la situazione di per sé, ma per quanto io fossi stata baba. E magari se ne avrete voglia vi racconterò com'è andata. È stato molto divertente e anche molto singolare come cosa. Comunque, ad ogni modo, per rispondere alla tua domanda, l'ho conosciuto in discoteca all'Aqua. Io mi trovavo lì come resident per quella stagione estiva. Lui era venuto a fare il suo spettacolo, era l'ospite della serata e l'ho conosciuto lì. Insomma, e poi da lì, insomma, è iniziato un po' il nostro rapporto, però è stata una cosa molto divertente, ve lo racconterò un giorno. Mi piacerebbe che parlassi del tuo rapporto con Gigi, sono proprio curioso. Allora, come ho detto prima, io non sono gelosa delle cose, ma sono molto gelosa dei rapporti. E sai, sarebbe molto facile mercificare questa cosa. Conosci un personaggio famoso e quindi spiattelli in internet tutto quello che lo riguarda, quello che riguarda il proprio rapporto con lui, eccetera, eccetera. Sarebbe vantaggioso, ci sarebbero dei grossi ritorni economici, magari farei anche più serate, perché no?
però non è nella mia indole e siccome sono molto gelosa dei rapporti e ci tengo particolarmente ovviamente a quello che è tra me e una persona, ritengo che debba rimanere tale e quindi non lo svenderò mai e non racconterò mai quello che è il rapporto tra me e una qualsiasi altra persona. Questo vale per tutti, non solo perché lui è famoso e quindi ci tenevo a dirlo. Bene, io sono arrivata alla fine, credo di aver risposto non a tutte le domande perché ovviamente erano arrivate veramente una cifra incredibile, infatti io ho detto, io spero di non avervi annoiato con questo video, anzi di avervi tenuto compagnia. Vi invito a iscrivervi al mio canale nel caso non l'abbiate fatto e a seguirmi su Instagram. Noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao! Quando parte.